Ciao a tutti, siamo sulla Tête de Comagne, raggiunta dalla borgata Plaisaud di Chalon-Saint-Anselme, Val d'Ayas. Siamo a poco più di 2100 metri. Là in fondo vediamo la valle centrale con il gruppo del Tourmalin che la fa da padrone. Procedendo verso destra si vede la gobba di Rolin, proprio l'inizio della gobba di Rolin. Poi ci sarebbe Plateau Rosat, ma è nascosto e coperto da quelle montagne lì che sembrano appartenere al gruppo del Cornobuscholatz, forse quella lì è la punta Piure. Qui abbiamo tutto il gruppo del Cornobuscholatz, zona Laghi Palasina, zona Valnera, Cornovitello, tutte quelle montagne lì, Bieteron, tutta la conca di Estoile. Qui siamo arrampicati alla croce di vetta, la cima è bassa e ci sono ancora le piante. Ecco, poi lì arriviamo al Mont Neri, che supera i 3000 metri, insieme alle Dame di Chalon. Abbiamo la Becca di Vlou e la Torché con tutte le cime satelliti. Questo è il traccione di salita. Lì ci sono le cime secondarie, la punta del lago, il Monte Aquila. E laggiù abbiamo la dorsale Spartiacque, dietro la quale c'è la Val Chiusella. E lì si vede benissimo tutta la dorsale che parte dal Bec Renon, passando dalla cima Bonze, il Mont Vailet, il Mont Debat, tutte le cime, la Dondogna, il Monte dei Corni, fino al Monte Marzo. Poi qui siamo un po' contro luce e lì vediamo i rilievi della valle di Champochet. In primo piano il Mont Glacier. Poi dietro si vede la Tersiva, qua davanti a noi abbiamo il Mont Avic, gruppo Avic-Ruvic, l'Emilius inconfondibile, la valle centrale e laggiù si intravede fino al Monte Bianco. Ciao a tutti e buone gite dalla testa di Comagna, 2115 metri. Poca neve, pochissima neve, appena pochi centimetri qua sulla vetta.